Rieccoci amici e amici ben ritrovati. Un saluto a tutti. Vi ricordo come sempre di iscrivervi sul logo di Milanello, lasciare un bel like qui sotto, commentate numerosi. Eh, tra l'altro, il 20 gennaio Milanello ha fatto tre anni eh, un paio di giorni fa, tanti auguri ricevuti, volevo, oltre che sulla community, ringraziarvi anche qui eh, pubblicamente eh, sul nostro canale. Grazie, a proposito di due di, di, di ricorrenze. Oggi, due anni fa arrivava Tomori. Insomma, giocatore che poi si è imposto al Milan, stagione per lui non brillante, va riconosciuto, però, insomma, secondo me, non, non ci sono dubbi sul fatto che è e sarà un giocatore del Milan importantissimo per il presente e per il futuro. Eh, in un mercato di gennaio, che eh, per noi aveva portato un giocatore importante in quel momento in prestito con diritto di riscatto. Per questo io dico eh, che. Eh, utilizzare formule del genere non è, non è mica una cosa brutta. Ecco. Eh, se ci sono delle situazioni interessanti, si possono anche raggiungere, perseguire. Se noi abbiamo delle necessità, mi sembra che non siamo macchina perfetta, qualcosa del genere siccome potrebbe essere anche fatto, senza vergognarsi di nulla. Il mercato di gennaio è aperto proprio perché si può intervenire e si può riparare. Eh, questo, questo è chiaro ed evidente. Oggi, eh, poi, adesso andiamo, eh, ci sono. C'è una buona notizia, un'indiscrezione un, un di Dazon che mi lascia molto sorpreso e un Milan Furioso e un Whatsapp che mi è arrivato oggi. Eh, poi volevo, se avete un secondo eh, inerente leggervi rapidamente quello che ho scritto oggi nel mio editoriale su Milan News no. Eh, ho affrontato il momento in, in pochi punti il primo scrivo caro cardinale in questo momento la proprietà sembra troppo lontana dal Milan mesi di silenzio sono sembrati mesi di distacco L'assenza senza riade è stata una grave mancanza poteva essere il primo trofeo seguire la partita dall'altra parte del mondo non è sembrato esattamente segno di attaccamento è chiaro che aver acquistato questo club significa prima di in tutto interesse ma ci deve essere dell'altro non si può risultare così lontani dalla dinamica sportiva Cara dirigenza, a oggi purtroppo il mercato estivo è bloccato. Speriamo tutti che da domani le cose possano. È bocciato, scusate. Speriamo tutti che da domani le cose possano cambiare. Ma è una speranza, nulla di più. Così come che Telare possa fare lo stesso percorso di Leo Otonali, una speranza, non una certezza. Sostenere con orgoglio che il Milan sia posto così sembra un esercizio di presunzione. Oggi qualcosa si è inceppato, la squadra è più debole dello scorso anno, ma a maggio da garante del popolo rossonero sosteneva che sarebbero serviti due o tre acquisti per alzare il livello. Allora oggi, nelle intenzioni estive, la squadra non può considerarsi completa. Qui nessuno chiede un investimento a gennaio da 35 milioni, ma tra questo e nulla ci sono le vie di mezzo, ci sono formule vantaggiose e opportunità. Mori ad esempio lo era, sta lo era stata senza impegnarsi, era un diritto di riscatto. Questo l'ho aggiunto adesso. Chiudo: la risposta dei Fortunu di Mignan non doveva essere un portiere fino a quel momento sconosciuto. La risposta alla riserva sparata di Giroud alle difficoltà del reparto offensivo non deve essere il nulla. Oggi va ricordato che sì, non è stato sostituito adeguatamente. Caro Mister, quando si ipotizza che la squadra abbia la pancia piena, ovviamente ci si rifà un concetto non volontario ma inconscio, di fatto denunciato dallo stesso Tonaglia a fine agosto. In un momento in cui si prendono quasi due gol della partita, poi presentarsi in Supercoppa con Leao, Diaz, Messias e Giroud, è sembrato troppo spregiudicato già la vigilia, per non dire presuntuoso. Questa squadra deve tornare umile anche da questo punto di vista. Ricordiamo che lo scorso anno, con il al posto del trequartista offensivo, è arrivata la svolta. Perché non tornare alle vecchie conoscenze? Finisce, cari giocatori... Ai primi schiaffi subiti dalla Roma si pensava che la squadra avrebbe subito reagito e invece col Torino è andata peggio. Neanche questo è servito per la sveglia generale: siete riusciti a trasformare il Lecce nel Real Madrid e a non scendere nemmeno in campo con la testa in una finale, sfida che non ha bisogno di essere preparata contro la principale rivale. Dove è finito l'orgoglio, di amor proprio ce n'è ancora, ritrovatelo per il, bene, per il bene vostro oltre che del Milan. Volevo partire da qui per sintetizzare la settimana che è stata, e, e volete, voglio leggere anche i vostri. Commenti perché insomma non tutti l'avrete letto anche se insomma in tanti eh, l'hanno letto eh, c'è un eh, recupero oggi importante è importante ragazzi non lo sto dicendo eh, con ironia anche se immagino che non tutti sarete d'accordo Krunic che è tornato in gruppo ci fosse stato Krunic avremmo magari eh, utilizzato il modulo col centrocampista aggiunto un giocatore che nella parte finale della scorsa stagione nelle ultime partite giocava titolare nel Milan quando dovevamo vincere lo scudetto. Andava in panchina Benasser. Ovviamente Benasser quest'anno è intoccabile, però Krunic lì davanti, secondo me può diventare una risorsa molto 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 importante. Quindi sono contento per il recupero, giocatore che all'inizio anch'io un po' sottovalutavo, ma che poi è diventata a tante presenze nel Milan, dove lo metti gioca, secondo me una pedina molto importante. Magari non è quello che ti ruba l'occhio, non è il giocatore che gli va, vai a comprare la sua maglietta, ma è un giocatore importante cui Più li tiene molto. Dopodiché, svolto su un'indiscrezione che arriva in questo caso da Dazon, secondo, il, secondo cui il Milan ha fatto nelle scorse ore. Poi veniamo al lato furioso del Milan, al WhatsApp, secondo cui il Milan avrebbe fatto un, ah, loro dicono, ah, ha fatto un sondaggio per Devray che eh, ha il contratto in scadenza, quindi tra eh, dieci giorni può firmare gratis per un'altra squadra, eh, giocatore che eh, con Skriniar che eh, è andato, sta andando, eh, l'Inter prova a rinnovare, il giocatore ha delle proposte dall'Inghilterra e anche dalla Spagna, come ha messo oggi da Pastorello il suo agente, io so, forse ne avevo anche parlato, che un paio di mesi fa il suo agente aveva fatto una chiacchierata con il Milan, non mi risulta sinceramente un sondaggio delle ultime ore, anche perché, insomma, parliamo di un giocatore che io prenderei ecco, come alternativa. Secondo me, lui si è un po' incupito nell'ultimo anno e mezzo. Le prestazioni sono calate, perché andava anche verso un addio. Eh, detto questo, eh, mi sembra strano perché lui credo che percepisca 4 milioni di euro. Non credo che il Milan andrà a spendere 4 milioni di euro senza decreto crescita per un giocatore che ha più di 30 anni. Non è nel modus operandi del Milan. Eh, vediamo che cosa succede se resta lì o se va altrove. da zona dice sondaggio importante del Milan. Io ci credo sinceramente poco. Eh, chiudo con il Whatsapp. E, eh, sapete che nel video precedente abbiamo raccontato, eh, riportato, siamo stati ai fatti, poi abbiamo dato un'interpretazione. Eh, L'apertura oggi il, nella parte alta, eh, nel taglio alto di Libero. Sul fatto che eh, adesso uh, le plusvalenze nel merino siano quelle di Milan, Roma e anche Atalanta e che oltre ad altre penalizzazioni per la Juve si aspettano penalizzazioni anche per queste, quindi anche il Milan oltre che la Roma e l'Atalanta. Eh, il Milan un paio di giorni fa aveva smentito, però eh, due giorni dopo la Procura fa sapere perché il libro cita fonti della Procura che no, c'è il Milan e che rischia penalizzazioni. Eh, sicuramente è stata una prima pagina molto allarmante. Eh, io poi ho analizzato il tutto, ho guardato, in quel caso abbiamo fatto minusvalenza, quindi essere puniti con una penalizzazione quando hai fatto minusvalenza mi sembra folle, a meno che, ripeto, hai intercettazioni, cose che noi non conosciamo. Eh, detto questo, Milan furioso per essere stato messo in mezzo a questa cosa, questa volta lo ha ribadito con più forza rispetto al venerdì sera che era circolato, e, e il WhatsApp arrivato eh, nel primo pomeriggio eh, ci fa sapere che questa è una cosa che al Milan dà fastidio, che il Milan ritiene priva di fondamento. Non solo, il Milan ritiene che questa sia lesiva per la sua immagine. Ora, non stiamo dicendo che il Milan dirà le vie legali però vi posso assicurare che sono parecchio in ebollizione, eh, giustamente, se dal loro punto di vista non hanno ricevuto comunicazioni sul fatto che siano, ad esempio, indagati. Eh, la forza, rispetto a venerdì sera, la forza con cui oggi eh, è stato ribadito mi tranquillizza e anche parecchio, però allora qualcosa non torna, nel senso perché è libero scrive certe cose? La procura ha buttato lì eh, una velina anticipando qualcosa che accadrà, oppure Libero ha sbagliato scrivendo qualcosa fidandosi di presunte fonti vicino alla procura, che in realtà non erano presunte, voci, presunte fonti vicino alla procura. Il Mina si sente danneggiato da questo punto di vista e quindi ribadisce con ancora più forza che è estraneo. Perché allora questo titolo? Perché si parla del Mina e della Roma? Perché si parla del Milan? Se il Milan non sa nulla, insomma, prima di scrivere certe cose andrebbe fatta probabilmente qual sicuramente qualche verifica in più oppure, oppure c'è qualcosa di altro che non conosciamo con la procura che avvisa prima il giornalista del, di chi eh, è il diretto interessato. Non, non credo proprio. Credo che il Milan, se oggi. Eh, ci ha fatto sapere questo, lo ha fatto perché evidentemente ha la certezza aritmetica. Questo mi tranquillizza e anche parecchio rispetto a qualcosa che era preoccupante, sicuramente. Eh, aggiungo un altro aspetto, invece, il Napoli non smentisce quello che scrive Repubblica, cioè che chi eh, è, il procuratore federale, ha chiesto di eh, documentazioni sulla sul, sul trasferimento di Ossimène dal Contra giocatori della primavera valutati 20 milioni, che non sono mai neanche andati in Francia. Eh, questo, attenzione, perché potrebbe forse portare a penalizzazioni al Napoli, eh, poi io non sono per gli scudetti di cartone, no, però insomma, è, è doveroso come vi dicevo prima nel presente video. Se c'è questa cosa, è doveroso vigilare che cosa succede al Milan. Ma il Milan ci tranquillizza. Con tanti punti esclamativi, col Napoli vediamo, è doveroso vedere anche qui che cosa accade. Tutto questo l'Inter, punto di domanda. Vediamo che cosa succede, ragazzi. Ditemi che cosa ne pensate del, del mio editoriale eh, in cui io dico sostanzialmente tante cose alla società: è aperto il mercato, approfittiamone. Eh, due anni fa abbiamo preso eh, Tomori in prestito, non esiste un Tomori del centrocampo in prestito che poi arriva pronti via, Tomori. Non è che l'ha aspettato, subito ha fatto la differenza. Derby di Coppa Italia poi presto manda in panchina Romagnoli. Valutiamo un'opportunità, lo costa. A maggior ragione se, come vi dicevo, nei video di questa mattina esce Baccaio Co, risparmiamo l'ingaggio, magari esce in prestito pure da lì. In mezzo qualcosa si può creare. Ditemi che cosa ne pensate. Eh, ragazzi, vi mando un abbraccio. Iscrivetevi qui sotto, lasciate un bel like, commentate numerosi. Ditemi anche di Krunic, io lo rispetto tantissimo. E tifo per lui, e sulla vicenda ultima, strana, questa cosa è stata molto strana e ha fatto arrabbiare il Milan, che vede la sua immagine eh, colpita in maniera ingiusta. Iscrivetevi qui, ragazzi! Mi raccomando, un abbraccio e come dico sempre scherzosamente, ma non troppo, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano. Ciao!